Uno studente non si sente più maschio e transita verso l'altro sesso. La scuola decide allora che da quel momento non ci si può più riferire a questo studente con un pronome maschile, ma con un pronome neutro. Un insegnante si ribella a questa imposizione che è contro la logica, contro la natura, contro il suo credo religioso. Ne nasce un contenzioso, una battaglia legale che porta l'insegnante in carcere, dove è tuttora, dopo aver rifiutato l'allontanamento della scuola. Succede in Irlanda. In una scuola anglicana, l'insegnante ribelle è un cristiano evangelico e sulla bussola poi trovate tutti i dettagli della vicenda. Ma attenzione, non è un caso strano legato alla personalità un po' esuberante dell'insegnante. Al contrario, ormai di casi analoghi cominciano a essercene molti e ce ne saranno sempre di più. Se nei paesi occidentali ci saranno ancora persone decise a non cedere a questa dittatura LGBT che ci vuole imporre di negare la realtà e la natura.